E anche a sto giro il copyright ce lo siamo presi. Comunque ragazzi, ciao a tutti, sono Radio Wolf e benvenuti in questo nuovo video. Come di consueto lasciate subito like e scrivetemi nei commenti i deck che vorreste vedere usare a 4000, dalle 4500 alle 5000, e poi pusheremo oltre le 5000 con questo account. Detto questo, vi ricordo, ormai ne avrete pieni le palle, che qui sotto trovate il mio codice creatore da inserire nello shop di Clash Royale, Brawl Stars, Clash of Clans, tutti i giochi Supercell, per potermi supportare. Tutto quello che mi daranno in supporto ve lo girerò a voi con tornei, giveaway e bla 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 bla. La scorsa volta abbiamo perso giocando in maniera pessima, stavolta cerchiamo di giocare in modo migliore. Questo deck Golem, che secondo me ha delle lacune, perché manca la tronco, manca la zap, c'è un avveleno che non è veloce come una fireball, però partiamo subito cattivi con il Golem. La giocata più sbagliata che potevo fare l'ho fatta, però il nostro avversario sembra dormire. Gli piace perdere Elisir. Ok, drago, livello 11. Il mio chiaramente è livello 10. Andiamo con un bel... lo sapevo che stava aspettando la Torre Inferno del maledetto. Torre Inferno che non riuscirò mai ad eliminare. Ma noi forse giocando anche la curatrice... no, la curatrice se non itta non cura. Che cazzo vuol dire? Vabbè, ho sbagliato a giocare la curatrice, ma ok. Ovviamente la curatrice va a curare nel momento in cui crea del danno. Piazzata in quel modo sulle truppe aeree non crea del danno, quindi GG a me che l'ho sprecata sotto i colpi di un drago. Però vabbè, dai, più o meno ho eliminato tutto. Questo è un altro deck come quello dello scorso video dello scheletro gigante, che ci può dare tanta noia. Ma tanta noia. Ok, gran cava, io dovrei avere il golem per non farlo arrivare a torre. Ah, tra l'altro il mio drago non è livello 10 ma è livello 9. Pensa che fantasia. Comunque, andiamo a giocarlo in questo modo. Come vi dicevo, questo cazzo di deck non c'era zap, non c'era tronco. Dopo gli faremo ovviamente delle modifiche per andare a renderlo un po' più giocabile al mio stile di gioco. Che non è questo, il mio stile di gioco non è un meltdown. Il mio stile di gioco, Gigante Royale con Bombarolo, 3 anni fa. Gigante Royale con Bombarolo. Codicioni. E soprattutto sono i cycle, Loon Cycle, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non è che io mi trovi benissimissimissimo, con questi tipologie di deck. Però ho visto che sul primo account funziona. Ho cercato di replicarlo. Qui una veleno obbligata. Andiamo a giocare anche la tornado. Ok, non mi aspettavo posizionasse chiaramente. Che cazzo faccio qua? Mi sa che questa pure di partita va finché non modifico il deck. Qui ragazzi non c'è storia. Comunque dai, andiamo col mega sgherro sulla sua mongolfiera, che non ho, è un livello 11, itta sicuro. Infatti una hit arriva. Ma come cazzo fai a giocare a 4500 con la mongolfiera all'11? Vabbè, sto iniziando a innervosirmi, e non poco. Qui veleno per forza. Tiriamo indietro un po' il tutto. Night Witch, ci proviamo. No, ci ha fatto torre, dai. Porco di... devo modificare il deck. Devo modificare il deck assolutamente. Vabbè, meno 15 non è pesante. Sto calando di umore. Allora, andiamo a modificare il deck perché così non si può vedere. Allora, punto primo, zap al posto del barile barbarico. Poi la tornado me la devo levare dalle palle perché non mi piace assolutamente. E metterei, sì, palla di neve livello 8. Te la saluto proprio. Che cosa metto? Posso mettere degli arcieri o delle guardie, che visto che a livello terrestre ho pochissima roba. Proviamolo, dai, proviamolo con queste modifiche in corsa. Sto registrando, sì. Prima partita l'abbiamo persa, quindi abbiamo aperto malissimo. E c'è sta guaritrice che è obbligo... sì, vabbè. Rufus.
Ma ha già fatto torre Rufus. Ma il mago livello 12. Maldio cane. Allora, proviamo a rimettere in piedi la partita. Tutti hanno le cazzo di orde. Io partirei con un mega sgherro da questo lato. Poi dicono che non ci sono i counter. Figa, solo counter sto trovando. Chissà la madonna, solo counter. Allora, dobbiamo aspettare assolutamente il per 2 a livello di Elisir per poter andare a fare qualcosa di buono con il golem. Fino allora mi devo assolutamente difendere, anche perché non ho nulla contro i maiali royale. Non ho una fireball, la veleno è troppo lenta per andare a eliminare i maiali. La curatrice guerriera, come cazzo si chiama, non fa danno ad area, fa danno singolo. Cura, che cazzo ti curi? La torre, vabbè. Ma magari curassi la torre. 78 punti vita, questo ci avrà la zappa a livello 145, conoscendolo. Proviamo con una veleno in questo modo, almeno per eliminare il mago livello 12. Ce la farai? Bravo, bravo che hai messo l'orda sulla veleno. Meno male che sei un cane, meno male. Ripartiamo con il golem dall'altra parte. Quella torre ormai è persa, proprio persa. Fatemi slacciare perché mi sta venendo un caldo della madonna che mi stanno girando, non potete neanche capire quanto. Allora, andiamo a mettere un mega sgarro da questa parte. La Night Witch non la piazziamo sul minatore, ma la piazziamo dietro al golem, con anche il drago, così da eliminare un po' di tutto. La Valchiria, vabbè, esplosione del golem, dai, la torre più o meno ce la dovremmo essere presa. Attenzione perché molto probabilmente l'abbiamo pareggiata. Ok, lui ha giocato le frecce, gioca un minatore da quella parte. Ora, aggressivi, super aggressivi, non aggressivi, super, super aggressivi. In questo modo, lui attenzione perché ci... no, il minatore l'ha appena giocato in realtà. Comunque, dobbiamo orda di sgherri livello 12, vabbè, tutte e due le carte ce le hai a livello alto. Maiali Royale, i nostri pipistrelli dovrebbero supportare il golem. Attenzione, attenzione perché per grazia divina forse l'abbiamo ripresa. Non t'azzardare, non t'azzardare, mancano 4 secondi. Ho zappato il mondo. Sì, sì, fammi la torre che ti faccio le 3 corone. Ciao. Indy. Sto zitto perché sennò veramente ti bestemmio i genitori. Ok, la seconda partita soffrendo ce la siamo presa. La seconda, vero? Fatemi vedere se la prima l'ho persa. Sì, la seconda partita ce la siamo presa. Andiamo a fare la terza di questo video. Certo che se inizio a bestemmiare anche sul secondo account, ragazzi, è finita. Ma veramente finita. Comunque, cosa posso fare? Golem, devo partire per forza di golem. Spero non buttare il mega sgherro, sperando che lui non parta dall'altro lato. Barbari scelti è forse la migliore soluzione che potevi adottare per farmi utilizzare il drago. Andiamo a supportare il golem anche con il mega sgherro. Ok, fino a qui tutto bene, a parte che un barbaro scelto si è staccato e ci ha praticamente eliminato la vita, ci ha eliminato. Tutti con quest'orda di scheletri, a 4500 tutti con l'orda di scheletri. E mago, orda di scheletri, mago e valchiria. Questo è il meta delle 4500 barra 5000 fino a qui. Sto zitto perché, a parte che sul primo account, ragazzi, ho perso delle partite con gente che giocava a scheletro gigante, scintilla, golem. Ma dove cazzo lo cagate l'elisir? Ma me lo spiegate. Allora, proviamo a fare qualcosa in questo modo. Il gigante royale ci ha fatto torre, proprio palese. Il deck non va bene, ragazzi, il deck non gira. Non provatelo. Don't try this at home. Don't try this in your account. Son bestemmie. Comunque, ripartiamo con il golem dall'altra parte. Dobbiamo creare la magia, come il push della partita precedente, per riuscire a perlomeno fare qualcosa. Guarda quest'altro quanto è bastardo. Guarda quest'altro, guarda. Ma mi vuoi fare le 3 corone? Ma ce la farà anche a farmi 3 corone? 1037 la torre.
Vabbè, la zap io qui gliela uso per poi andare con il drago dietro. Non devi difendere il push dall'altro lato. Non devi difendere il push dall'altro lato. Ok, 50 secondi. Veleno e strega notturna a torre. Arrivano anche i pipistrelli. Mi hai rotto il cazzo con sto golem. Te lo sto proprio dicendo. Sì. Quando uno c'ha la mamma, gioca Barbari Scelti, Gigante Royale, Furia, Harris, benvenuto nel club di chi non conosce Tori. Detto questo, ragazzi, mi dispiace, droppatina, due partite perse su tre, una l'abbiamo presa proprio per i capelli, così, l'abbiamo tirata fuori dal cilindro. Come dicevo, ragazzi, per questo video è tutto, un po' deluso e abbattuto, ci vediamo al prossimo video, cuoricini per voi, un bacione, alla prossima.